Facciamo sì, ragazzi, che questa battaglia non sia l'ultima di Belisario. Facciamo sì che Giustino possa tremare un'ultima volta ancora di fronte al nostro, alla nostra forza, al nostro futuro regno. E facciamo sì, soprattutto, di combattere con valore e con onore. Abbiamo due eserciti in quest'ultima battaglia, ragazzi, con Conone di Edessa contro Davide di Alessandria, un esercito piuttosto logoro, ma è quello di Conone che mi fa paura. E noi abbiamo un Flavio Belisario zoppo, che è reduce da una battaglia tremendamente dolorosa. Dall'altra parte accanto a lui Cosma di Biminashum, la nostra Cosma, la nostra fantagenitrice, che è qui insieme a noi a proteggerci con Areobindo di Antalio, due personaggi a noi sconosciuti, perché non possono eguagliare la forza di Giovannone e Mauriano, ma noi combattiamo la battaglia di Hippo di Arritus. Io pensavo e speravo di poter combattere a difesa della mia cittadina, e invece no, ci ritroviamo in campo aperto. The Last Roman, ragazzi, l'ultima battaglia. Facciamo l'intro come comanda, come si confà. Take a closer look at that, Mr. Krabs. Questo finire di campagna, molti di voi mi hanno detto: no, sei stato un cretino a finire in questo modo. Ma io ve l'ho detto e ve l'ho spiegato, è stata una campagna che non aveva più niente da dimostrare a me. E guardate qui Belisario, l'ultimo romano, l'ultimo uomo che cerca di sottostare al suo volere, non a quello di Giustino, forse un po' meno a quello del suo cavallo, che lo sembra, che sembra un po' imbizzarrirsi. Ma con tre uomini, Belisario e quello che rimane della sua vecchia legione cercheranno di difendere l'onore, la gloria, un po' come Spartacus, la propria indipendenza morale nei confronti di Giustino. Iniziamo la battaglia. E salva tutti, amici e nemici di Scazzoni Room. Siamo di nuovo su The Last Roman, l'ultimo episodio. Come Belisario dice, questo è l'ultimo scontro per molti di noi. E lo sarà molto probabilmente, ragazzi. Dio, proteggici. Che gli dei possano proteggere il nostro futuro e il nostro ricordo, perché ci sarà una damnatio memoriae sicuramente per quanto riguarda Belisario. Cioè, Giustino romperà tutte le statue riguardanti la storia e il passato di Belisario, proprio per non ricordare l'uomo che aveva osato affrontare, anche soltanto pensato di affrontare, la forza di Giustino. Questi tre uomini portiamoli dietro, che sono veramente tre di numero. Abbiamo un esercito che ovviamente non è alla pari qualitativamente né quantitativamente dell'esercito nemico. Noi faremo il massimo possibile e noi cercheremo di resistere a questo esercito nemico, ragazzi. Hanno dei balistari. I balistari sono veramente possenti, hanno la legio quarta partica. Hanno in pratica tutte le unità che noi un tempo avevamo nella vecchia battaglia. E Giustino avanza. Giustino avanza nel tentativo di sedare quello che un tempo è stato l'ultimo uomo, l'ultimo romano in grado di difenderlo, in grado di portare avanti l'onore di Costantinopoli. Ed è un Giustino amareggiato, come tutta quanta Costantinopoli, tranne i veri uomini gloriosi, che credono ancora nel furore bellico. E soprattutto questi stessi Equites Armigeri che si avvicinano contro la mia cavalleria ci guardano con stima e con onore, perché loro dicono: se noi avessimo avuto il coraggio, anche soltanto un quinto del coraggio dell'esercito di Belisario, noi ci saremmo resi indipendenti. E invece ci tocca affrontare un manipolo di uomini che è 10 volte inferiore a noi, ma è 10 volte superiore dal punto di vista della gloria, per quanto noi lo saremmo mai stati. Voglio le spade al centro, più decentrate, e tutte le lance possibili a cuneo, così. Per la gloria di Roma, avanziamo. Teniamo Belisario e quest'altra unità qui. Corre e si unisce a Cosma, l'unico personaggio, l'unico guerriero che ha deciso una volta tanto di unirsi alla causa di Belisario. L'ultimo insieme a Belisario. Belisario ovviamente voleva che potesse essere Giovanni oppure Mauriano, ma la storia è così, la storia è imprevedibile, la storia è dolorosa. Potete ben vedere che noi siamo squilibratissimi e probabilmente non abbiamo modo di poter contrastare le cavallerie. Io li lascio avanzare, lascio che siano loro a fare la prima mossa, e soprattutto muovo inizialmente il fronte, quello più decentrato, quello destro. Cominciamo a avanzare.
Vedete che l'esercito nemico di Giustiniano si è già iniziato a separare in due blocchi. Avanziamo anche noi piano piano. Al seguito, Limitanei, andate qui. Coprite il mio esercito, il mio generale. Voi andate così, piano piano. Belisario, vai qui. Ragazzi, lo so che molti di voi non volevano questo finale, ma purtroppo sarà così. Purtroppo è un finale amareggiato. È un finale che è sicuramente meglio di quello che avremmo potuto fare continuando a stare per Giustino. Non avevamo più niente da dimostrare, l'ho ripetuto per l'ennesima volta. Finiamo questi eserciti nemici. Forza uomini, attenzione, fate una testuggine stazionaria. Voglio una copertura delle lance qui. E soprattutto voglio un raddoppio su un singolo uomo, anche in questo caso. Finite questi e voi dirigetevi qua. Allora, è l'ora di utilizzare le cavallerie. Ragazzi, vi attenzione. Potete già vedere che le mie unità si stanno dirigendo principalmente sulle lance. Molto bene, molto bene, molto bene. Belisario, vai qui. Vi voglio così, ragazzi, vi voglio così. Fermi tutti, qua mi stanno distruggendo le unità. E il motivo è principalmente i balistari. Potete già vederlo. Ma noi dobbiamo resistere, uomini. Abbiamo delle unità, abbiamo dei limitani, possiamo farcela. Possiamo resistere per qualche secondo. Prendiamo i balistari. È quello che ora mi interessa. Belisario, segui a Randa. Purtroppo le nostre unità sono qualitativamente inferiori. E non abbiamo scampo. Possiamo soltanto fare danni con i balistari. Cioè possiamo distruggere loro e sperare di resistere al contempo. Forza uomini, prendete Conone da dietro. Voglio la morte di Conone, vai Cosma. Cosma, indirizzati su Conone. Anche Belisario, vieni qui. Addirittura le nostre cavalliere sono così qualitativamente inferiori rispetto al resto delle unità che non possiamo fare granché. I nostri uomini hanno mollato. Ma io voglio uccidere Conone, voglio uccidere un altro generale che fa parte della guarnigione di Giustino. Bene, 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 abbiamo mandato a quel paese. Il loro generale è morto. Più che eccellente, amici miei. Più che eccellente. Finite loro. Voi chiudete il fronte qui. Correte e fate un colpo di frusta. I nostri uomini purtroppo sono distrutti. Fuggono per salvarsi la pelle. E chi non lo farebbe? Tutti. Tutti tranne Belisario. L'uomo che, guardatelo, si raccontano le leggende di Costantinopoli che andò a indirizzarsi contro un manipolo di balistari. E lì, per l'ultima volta, fu visto Belisario, secondo le cronache storiche. Non abbiate paura, il paradiso può attendere, come i nostri stessi uomini dicono. Terminiamo la vita di questi balistari, il nostro generale è stato gravemente ferito. L'ultima volta che gli uomini videro Belisario era qui che combatteva valorosamente per salvare la propria vita, ma per salvare l'onore più che la propria esistenza, e cadde qui in questo cumulo di guerrieri, di perite sbucellari che avevano rinforzato il proprio fronte a sostegno appunto dell'attacco che Belisario aveva fatto. E il nostro generale Cosma, dopo aver ucciso l'altro grande generale di Costantinopoli, è deceduta. Ha fatto il proprio dovere. I nostri uomini combattono come Giovanni e Belisario hanno insegnato loro. Guardate, sono l'ultimo rimasuglio della vecchia legione di Giovanni e di Belisario. Resistono, sono gli unici in grado di portare a compimento la gloria eterna di Belisario. Giustino è felice, ma Giustino ha anche la felicità un po' amara. Per quale motivo? Perché l'unico uomo che l'aveva creato e che era stato in grado di poterlo mantenere è l'unico uomo che lui stesso ha ucciso. È una felicità amara per Giustino, ovviamente. Abbiamo delle cavallerie. Indirizziamoci su queste di cavallerie e facciamo loro capire che, nonostante la morte di Belisario, nonostante la morte di Giovanni e nonostante la morte di Mauriano e Cosma, noi facciamo vedere le palle e combattiamo, uccidiamo quanti uomini possibili. E così, ragazzi, dopo questa battaglia sanguinosa di Hippo di Arritus, probabilmente poco gloriosa, poco importante dal punto di vista tattico, tanto meno importante dal punto di vista della risoluzione della guerra, per quanto riguarda noi ovviamente, per quanto riguarda Giustino no, concludiamo la campagna, suppongo, di The Last Roma. Una sconfitta decisiva segna la conclusione di questa campagna che ci ha accompagnato nell'arco di molti mesi, nell'arco di giugno fino a oggi, il 7 di febbraio 2016. Una sconfitta decisiva. Belisario non sussiste più. Cosma è morta. Rimane soltanto Aerobindo di Antalya. Ma noi abbiamo ucciso appena 600 uomini dell'esercito nemico, a dimostrazione del fatto di quanto sia importante avere un esercito forte. Belisario cade. Belisario sente il fiato mancargli. E Belisario muore.
nella gloria eterna dell'impero romano d'Oriente e d'Occidente sarà ricordato come l'ultimo romano. E questa dunque, ragazzi, è la fine del regno di Roma. Il leader della fazione non è più nessuno. Questo perché Belisario è morto nell'anno 546. Potete però vedere cosa è successo dopo la morte di Belisario. In quell'unico anno in cui Belisario è morto, ha fatto sì che i suoi possedimenti conquistati in Spagna cominciassero piano piano a cadere per mano dei Suebi. La sconfitta di Giovannone è stata l'incipit di una sonora sconfitta in Spagna. E i possedimenti, tra qualche anno, in Spagna dei bizantini non esisteranno più. Tra l'altro, i Visigoti, alleati dei Franchi e dei Burgundi, avevano deciso di attaccare la regione intorno all'attuale Barcellona, mentre addirittura la premono i Burgundi stessi in Francia, quindi conquistando tutto quello che noi duramente abbiamo fatto in questi mesi, mentre i Berberi, che noi davamo per spacciati, cominciano quasi per osmosi naturale a riprendersi quello che è loro di diritto. Gli ultimi territori conquistati da Mauriano non esistono più sotto Giustino, e addirittura i Mori, che avevano fatto tanto scalpore per quanto riguarda la resistenza di Belisario, la Sicilia, la Calabria Ostrogota, i Sardi, tutta l'Africa è spezzettata in mano alle tribù berbere, in mano alle tribù more. E dunque Giustino si ritrova soltanto con l'Italia, ma è una minaccia labile, si ritrova quasi al punto di partenza. E guardate la morte di Belisario cosa ha causato. Belisario è nato per l'impero che lui aveva creato e costruito, ed è morto, ed con la sua morte l'impero che lui ha costruito si sta inevitabilmente disfacendo. Spero che vi sia piaciuto questa campagna molto lunga, partita nel 546. Questi eventi ci hanno accompagnato a lungo e vi ringrazio davvero per l'attenzione che avete avuto nei miei confronti, per accompagnarmi da giugno. A breve torneremo con delle nuove campagne, ci sarà un Total War Warhammer il 26 di aprile. Dobbiamo continuare la campagna con i danesi, che spero di finire in una maniera più tranquilla e felice rispetto a questa di The Last Roman, che comunque è una campagna che a me è piaciuta molto. Vi ringrazio davvero per l'attenzione, ragazzi. Come sempre, ci vediamo in un prossimo episodio o in una prossima campagna. Ciao a tutti, ragazzi. Che Belisario possa vivere in ognuno di noi. Direi come prima cosa di muoverci verso Tisdrus, che è la cosa più naturale che uno può fare. Il nostro esercito, tra l'altro, sta calando di integrità, quindi dobbiamo con Belisario attaccare Tisdrus per renderla l'impero romano d'Oriente. È uno dei primi territori che renderemo loro. Vedete che loro hanno delle reclute germaniche e degli archi germanici. Non so neanche se mi conviene attaccarla, o comunque merita attaccarla, non lo so.